No, volevo chiederti questo, oggi è prevista anche una manifestazione lì. Gli hanno dato la piazza di Squilino non autorizzata, sì, sostanzialmente la faranno, per molti è stata presa come una provocazione. C'è una provocazione da parte loro nei nostri confronti? Sì, beh, sì, è una provocazione, ma di fatto loro partono sempre da Piazza Vittorio, che si trova appunto a 30 metri dalla nostra sede, dove noi ci troviamo da 10 anni in tutta tranquillità. Per la verità qui sotto non è mai successo niente, neanche quando 7 anni fa un questore fece passare un corteo qui sotto, vi ricorderete, quando venne Bush in Italia non è volata una mosca, quindi a noi non ci preoccupano le provocazioni dell'altra parte. Senti, la piazza del popolo è l'obiettivo, cioè la manifestazione, che cosa, andare lì per chiedere cosa? Beh, noi oggi siamo in piazza con Matteo Salvini perché nasce un nuovo fronte politico di opposizione al governo Renzi, ed è un fronte composito che all'interno vede la Lega, vede noi con Salvini e vede Sovranità, che è la nostra nuova formazione, diciamo così, un soggetto che vuole raccogliere tutti i movimenti sociali identitari per portarli senza tentennamenti a Matteo Salvini, visto che Matteo Salvini ha bisogno di tutta la forza possibile, ha bisogno anche di, diciamo, una destra al suo interno. Noi è questo quello che ci proponiamo di fare. Ma parlerete dal palco di Piazza del Popolo? Ma non dipende da noi, diciamo, la scaletta la fa Matteo Salvini, quindi se ha coraggio, il ragazzo ha coraggio, credo che ci farà parlare. Quindi vi aspettate? Al momento non parlate? Al momento non sappiamo niente. Però magari un po' si vergogna Salvini di farli salire sul palco. Ma dubito, ieri sera 8:30 è stata abbastanza chiara, ha detto c'è sovranità, e quando la Gruber insisteva, ma quelli sono i fascisti, e lui ha detto che problema c'è. Senti, c'è un altro corteo della destra radicale, sì, post-fascista, antileghista, sì, a Prati. Come mai c'è questa spaccatura? Perché voi preferite la Lega agli ex camerati? Beh, perché noi vogliamo vincere. Dovreste avere affinità ideologiche. A noi piace vincere, gli altri forse piace rimanere marginali, tutto Renzi. E con la Meloni invece il rapporto come va? Ha detto che di voi se ne frega, insomma. Ma la Meloni facesse i suoi passi, a noi non interessa, più siamo in piazza e meglio è, non c'è nessun problema. Se anche lei si mettesse in testa di dire che Matteo Salvini è il leader da contrapporre a Matteo Renzi, saremmo tutti quanti più felici. Probabilmente va un po' rivista sia la politica migratoria, ma il concetto di identità europea. Come ha detto anche Matteo Salvini, esiste un piano a livello mondiale per sostituire i popoli europei, anche attraverso l'immigrazione, quindi noi impediremo questo e impediremo anche l'affermarsi di leggi assurde come lo Ius Soli. Ci saranno scontri oggi alla manifestazione? Alla manifestazione di Piazza del Popolo sicuramente no. Ah, per quanto riguarda gli antagonisti non posso certo garantire io. Diciamo che i presupposti, visti gli scontri di ieri in Piazzale Flaminio, non sono dei migliori.